giorno delle mie nozze c'era un sacerdote di qui, amico dei miei suoceri, che mi telefonò la mattina alle 7 per dirmi: ho una casa, ti interessa? E gli ricordo che gli dissi: ma Don Luigi, io devo partire, quando torno magari ci guardiamo, insomma. Abbiamo iniziato sulla provocazione anche lì di questo sacerdote. Poi cos'è accaduto negli anni? Che io comunque sono stato anche il primo operatore, che si è messo a fare con gli ospiti. Dico a fare perché poi tutta la progettualità si è sviluppata da questo rapporto, non si è sviluppata per un'idea a monte, per una strategia, no? O per una smania di rispondere a dei problemi sociali, che forse noi fino a quel momento non sapevamo neanche che esistessero. Probabilmente avevo bisogno io di sentirmi ridire che la realtà era positiva. In fondo io in quel periodo avevo una malattia, avevo una condizione che non sapevo l'evoluzione che mi avrebbe portato, insomma, se di lì in poi si sarebbe fermata o se... perché insomma avevo una situazione un pochino funesta, insomma, da come me l'avevano descritta. Quindi probabilmente avevo io bisogno di sentirmi dire che quel limite, quella condizione non mi avrebbe definito, che io avrei avuto comunque una possibilità anche dentro la mia condizione di poter essere me stesso fino in fondo, di potermi compiere, di poter essere felice. Per cui Solidarietà Intraprese è nata per questo, insomma, è nata per rispondere al mio bisogno, e nel rispondere al mio bisogno è diventata nel tempo la risposta per tante persone con disabilità che poi ho incontrato, insomma. A fine anni 90 è cominciato un percorso dove ci ha portato in poco tempo a sviluppare nuovi prodotti nostri che dal 2008 vendiamo direttamente sul mercato. Siamo attualmente il terzo produttore di scale e ringhiere per interno di arredamento in Sud Europa e stiamo diventando leader nel nostro settore. Tutto questo lo facciamo lavorando con i nostri ragazzi, per cui nelle nostre unità produttive il materiale viene assemblato nei nostri laboratori con i nostri ragazzi. Normalmente si investe molto in attività ludica, in attività ricreativa, in attività artistica, no? Come espressione di sé. E il lavoro lo si guarda più come un aspetto economico, più che come una forma invece in cui io posso realizzarmi, no? Posso dire chi sono facendo. E noi ci accorgevamo che i nostri ragazzi, che pur non avrebbero mai svolto certe mansioni, lo stare sul lavoro però era una cosa decisiva, era una cosa che gli faceva dire io, e per noi diventava anche un veicolo per educarli attraverso quel lavoro. Il lavoro di solito è molto più complesso perché va scomposto per trovare in qualche modo un pezzettino per tutti. Però la cosa più interessante è che mentre nelle altre forme artistiche, espressive, richiede sempre la mediazione e richiede fondamentalmente una grande dote in chi la fa, in chi la propone, nel lavoro, una volta che tu mi hai scomposto le cose e mi trovi, come dire, il pezzettino che è per me, diventa il mio. Non c'è più bisogno che tu mi ci introduca, diventa proprio il mio. Io ricordo la soddisfazione quando facevamo i silenziatori per l'Aprilia, ricordo la soddisfazione che i ragazzi avevano perché vedevano i motorini in giro con i silenziatori e dicevano: l'ho fatto io, quello l'ho fatto io. Magari ci avevano solo appoggiato la vite, però in quell'appoggiare la vite c'era tutto se stesso, c'era tutto l'io che emergeva. La cosa che ci colpiva è che Davide da subito ci guardava come se quel tentativo che facevamo noi era un pezzettino di casa sua, no? Da una parte, e dall'altra non ci diceva mai cosa fare, non ci diceva mai la posizione da prendere, ma ci aiutava sempre a guardare tutti i fattori che c'erano in gioco.
che a volte questo è anche un problema, nel senso che mi ricordo bene che venivamo qui anche con problemi concreti, tornavamo a casa che non ne avevamo guardato neanche uno, ma avevamo richiarito qual è la posizione. Siccome noi non siamo nati da un progetto, io penso che se il buon Dio vorrà, quando sarà il momento, susciterà qualcuno. Anche perché non sono interessato a consegnare l'opera a dei tecnici, a dei manager, no? A dei personaggi insomma, che magari bravissimi professionalmente, ma che non abbiano in qualche modo vissuto o condiviso nulla di quello che si trovano poi a gestire. E mi viene da dire, se il buon Dio vorrà, io spero che susciti un pirla come me, da un paese assurdo, insomma, in cui si è inchinato a raccogliermi. Se non lo farà, io l'altra cosa a cui sto fortemente guardando sono dei tentativi che comunque intorno a noi sono accaduti. E quindi l'altra cosa che mi piacerebbe sarebbe consegnarla a degli amici, insomma, a delle persone che in qualche modo, ancor prima di avere una funzione di governance, abbracciassero la quotidianità che abbiamo incontrato.